Se hai appena scattato una bellissima foto, ma vuoi modificare il cielo per rendere la tua immagine, diciamo, ancora più bella, allora sappi che ti stiamo per mostrare delle app che fanno veramente al caso tuo. Ma prima di iniziare, sigla! Per chi non mi conoscesse, sono Matteo, fotografo professionista e fotografo iPhone. Ed in questo canale ti aiutiamo a migliorare la tua fotografia, soprattutto con il tuo caro melafonino. Quindi, se anche tu vuoi migliorare fin da subito le tue foto, guarda per intero questo video ed iscriviti qui sotto al canale. Mi raccomando poi, attiva le notifiche per essere sempre informato sull'uscita di un nuovo video. Ma ora torniamo a noi. Grazie a queste app potrai rimuovere tutto il grigiore o la bruttezza e sostituirla con un sogno ad occhi aperti in pochi semplici click. Sembra incredibile, ma invece è così. La tecnologia ha fatto passi da gigante. Fino a poco tempo fa, per eseguire una modifica come questa, sarebbero serviti programmi complicatissimi ed ore di lavoro. Oggi invece lo store ci mette a disposizione tutti gli strumenti necessari senza nemmeno farci pagare, almeno in alcuni casi. Se hai un bel gruppetto di foto che meritano di essere sottoposte a questa tecnica, se sei curioso o se vuoi scoprirne i suoi segreti, allora continua a guardare questo video. Lightleap è un'app che ti permette di inserire stelle, nuvole ed altri dettagli nel cielo. Grazie ad essa potrai inoltre muovere il posizionamento dei vari particolari, rendendo il tutto esattamente come lo desideri. Quest'app ha cambiato il suo nome da un po' di tempo, infatti devi sapere che prima era conosciuta come Quickshot, quindi potresti averla già conosciuta in passato sotto quest'altro nome. Quest'app è davvero semplice ed intuitiva da usare. Purtroppo ultimamente però devi sapere che sono state messe a pagamento un pochino troppe funzioni, tanto diciamo da renderla inutile se non si spende qualche soldino. Quindi fai bene i tuoi conti prima di decidere per questa opzione. Nella descrizione qui in basso comunque trovi il link da cui scaricarla. Skylab è certamente un'app per modificare il cielo su iPhone meglio equipaggiata rispetto a Lightleap. Il suo obiettivo principale è quello di sostituire il cielo sulla tua foto, con la possibilità anche di aggiungere dettagli come ad esempio nuvole ed alberi. In aggiunta ha una vastissima gamma e galleria di cieli, diciamo, preconfezionati. Tra essi potrai trovare anche quelli stellati con delle meravigliose costellazioni, oppure delle formazioni nuvolose particolari, oppure tramonti infuocati pieni di poesia. Anche se sembra complessa, in realtà è molto semplice da usare. Ti basterà infatti prendere il cielo desiderato, trascinarlo sulla tua foto, far coincidere la linea dell'orizzonte e voilà. Una volta applicato, potrai poi cambiarne le dimensioni e la trasparenza in modo da renderlo ancora più perfetto. Una volta finito, poi la foto potrà essere salvata nella galleria oppure condivisa sui social. Inoltre, poi qui potrai trovare anche alcuni filtri che ti aiutano a gestire i colori della tua foto. Purtroppo, però, la qualità ovviamente si paga e Skylab non è da meno. Per poter sfruttare le sue tantissime funzioni occorre spendere circa 5 euro. Nella descrizione, di nuovo qui in basso, trovi il link per scaricarla. Per te che sei arrivato fino a qui, desidero farti un regalo che sono sicuro apprezzerai moltissimo. Infatti, se vuoi apprendere tutti i segreti che si celano dietro le mie fotografie per iPhone, ti invito ad iscriverti al corso gratuito Da Zero a Fotografo iPhone, che abbiamo sviluppato proprio per farti compiere il primo passo per diventare un fotografo iPhone migliore. Infatti, all'interno di questo corso di 3 lezioni troverai tantissime informazioni che miglioreranno sensibilmente la tua fotografia da iPhone. Vuoi riuscire a scattare queste foto anche tu? Allora iscriviti subito al corso gratuito, trovi il link qui sotto nella descrizione. PixArt è un'app di editing davvero completa e anche se non è espressamente pensata per i cieli, tuttavia non manca di regalare qualche chicca interessante per dare più dinamismo nella scena. La cosa interessante però è legata alla sezione dei pannelli. Grazie ad essi
avrai la possibilità di dipingere sul tuo cielo nuvole e stelle. Anche se la qualità delle nuvole a volte lascia un pochino a desiderare, il poter inserire delle stelle in un cielo, altrimenti buio, si presta davvero a mille utilizzi. Una volta aperta l'immagine desiderata, dirigiti, sulla sezione pennelli. Qui ti basterà trovare quello delle stelle, decidere dimensioni ed opacità e passare semplicemente il dito sullo schermo per poter creare dei fantastici dettagli. Grazie a PixArt ti troverai davanti ad una possibilità di aggiungere, stelle o altri dettagli davvero notevole, rendendola davvero consigliata a tutti. Di nuovo, nella descrizione qui in basso trovi il link per scaricarla. Citate quali sono le migliori app per modificare il cielo sulle tue foto? Ora, ti voglio mostrare nel dettaglio come fare, andando ad usare Lightleap per farlo. Ok ragazzi, mi trovo all'interno di Lightleap e vi voglio far vedere come poter modificare il vostro cielo o comunque come poter aggiungere degli effetti interessanti, con questa app. Quindi, ho già aperto questa foto qui, che si presta molto bene a questo utilizzo perché, c'è un cielo senza nessun particolare, senza nessun dettaglio, senza che trasmetta qualcosa in questo contesto. E quindi vogliamo aggiungerci un cielo invece molto più interessante. Ora quindi clicchiamo qui su cielo e ci si apriranno diverse possibilità, come potete vedere. Ora, ogni cielo, non va bene non andrà bene per la nostra foto. Infatti, diciamo che ci dovranno essere una serie di componenti nella foto che fanno sì che il cielo, stia bene nel nostro contesto. In questo caso, sicuramente è vero che era un orario, più o meno pomeridiano durante la Golden Hour, ma sicuramente applicando un cielo al crepuscolo su questa foto non verrà un bel effetto. Come vedete, l'app non riesce a scontornare bene le cose. Come vedete anche qui in basso, no? Però, ad esempio, se andiamo su soleggiato invece, quindi su dei cieli un pochino più semplici, possiamo vedere che quest'app riesce a cambiare il cielo con degli effetti davvero interessanti e senza che poi questo si noti più di tanto, perché anche se andiamo a zoomare parecchio sull'immagine e si vanno a aprire i pixel, non si vede poi, diciamo, una perdita di dettagli o dei colori strani in questa immagine. Quindi bisogna dire che quest'app fa davvero un ottimo lavoro. Come vedete, i cieli sono davvero belli. In questo caso, ad esempio, con questo cielo qui si vede che c'è un contorno colorato un pochino in maniera differente, e questo sicuramente non è bellissimo anche qui in basso, ad esempio, no? Quindi sicuramente non tutti i cieli si prestano alla perfezione con questa foto qui, e questo accadrà anche con altre tipologie di foto. Vi faccio vedere inoltre alcuni, ad esempio, cieli davvero particolari, come ad esempio questi in tempesta, che però in questo caso non si prestano molto bene all'uso. Oppure questi qua, ad esempio dell'Aurora, insomma, come vedete qui in basso c'è la stellina, ovvero che per utilizzare questo cielo bisogna pagare, bisogna avere sbloccato l'applicazione a pagamento. Quindi noi in questo caso diamogli un cielo, vediamo, questo qui forse. Sì, quello che ci sta meglio forse è questo qui con questi uccelli. E in più magari possiamo aggiungere anche degli elementi particolari nella nostra immagine, come ad esempio un po' di flare, mettendolo qui in alto, no? E quindi questa è la nuova immagine con il nostro nuovo cielo, ed è molto interessante. Come vedete, questa è l'originale, mentre questa è con il cielo modificato. Davvero semplice da usare quest'app e davvero molto performante. Ebbene sì ragazzi, siamo quasi giunti alla fine. Di app per la modifica esclusiva del cielo, lo store di certo non abbonda. Le poche però che ci sono offrono abbastanza strumenti per soddisfare qualsiasi utilizzatore. Il mio consiglio per te è quello di affiancarle, ad altre app di editing, generali.
E grazie a questa combinazione non ci sarà davvero più nessun brutto cielo in grado di fermare la tua fantasia. Ricorda di scriverci un commento qui in basso dicendoci quello che ne pensi di questo video, oppure se non hai capito qualcosa o ancora se hai una domanda da farci. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti subito al canale, così non ti perderai i prossimi video che pubblicheremo su come migliorare la tua fotografia. Seguici anche sul nostro profilo Instagram, dove quasi tutti i giorni postiamo delle incredibili e bellissime foto scattate da iPhone. La fotocamera dell'iPhone a primo impatto sembra davvero semplice da usare, vero? Ma sai, invece, quando poi incominci a conoscerla a fondo, scopri che ha tantissime potenzialità nascoste di cui non ne conoscevi l'esistenza. Ed ora ti faccio una domanda: vuoi riuscire a scattare queste foto anche tu? Se vuoi apprendere quindi tutti i segreti che si celano dietro le mie fotografie per iPhone, ti invito ad iscriverti al corso gratuito Da Zero a Fotografo iPhone, che abbiamo sviluppato proprio per farti compiere il primo passo per diventare un fotografo iPhone migliore. All'interno di questo corso di 3 lezioni troverai tantissime informazioni che miglioreranno sensibilmente la tua fotografia da iPhone. Detto questo, quindi, iscriviti subito al corso gratuito. Trovi il link qui sotto nella descrizione. Ricorda che la miglior macchina fotografica è quella che hai sempre con te.